Mister, arriva una vittoria 3-1, arrivano 21 minuti dal settimo la prima perla di Tomasella, il 21esimo la seconda perla. Poi vi siete un attimo così rilassati e avete permesso di giocare. Dicevo al tuo collega che noi abbiamo un po' questo difetto qua, quando cominciamo a pensare troppo, a far calcoli, ed è già successo con la Gaudiese, ci fermiamo, ma ci fermiamo proprio e diamo campo agli altri e dopo è difficile ritrovare l'atteggiamento, perché poi incontri una squadra come questa che su ogni palla va come fosse quella più importante, perché hanno bisogno di far punti come noi d'altronde, ma poi devi giocare con lo stesso atteggiamento, perché poi la qualità è sul filo e ogni palla può diventare una situazione di pericolo. Fortunatamente poi l'abbiamo un po' messa al sicuro, ma abbiamo delle cose su cui lavorare e comunque va apprezzata la volontà. Io non parlo mai degli assenti, perché la mia paura è di togliere qualcosa a chi ha giocato e che sta facendo punti. Però è chiaro che noi davanti a un certo punto, mancandoci Furlan, De Martin, Filippini e da sia l'ultimo venerdì, ci siamo trovati a doverla gestire come abbiamo fatto, con sofferenza, con la volontà, giocando un po' più bassi, rischiando anche qualcosina ancora, ma è un bel vedere adesso. Sì, sicuramente è un bel vedere. Adesso avrei la possibilità di recuperare. Adesso abbiamo già una partita di Coppa mercoledì che cade in un momento in cui forse farai un po' di turnover. Con chi può giocare, perché alla fine. Siamo questi. Eravate 18. Sì, abbiamo perso, ripeto, venerdì per un trauma Marco Dassier. Nel primo tempo anche Nicoletti oggi ho dovuto toglierlo per un fastidio, però d'altronde questi ragazzi qua stanno giocando e faremo due conti anche mercoledì. Mister, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie a voi.